Lo scrittore Ennio Flaiano è morto oggi in una clinica romana dove era stato ricoverato 3 giorni fa. Flaiano era nato a Pescara 62 anni fa. Ecco un profilo dello scrittore scomparso di Luciano Luisi. La scomparsa di Ennio Flaiano priva la letteratura italiana di uno scrittore che aveva portato l'ironia e il grottesco alla più alta e felice espressione. Sono queste le qualità per le quali aveva vinto con il volume Le ombre bianche, una raccolta di Elzevir, racconti e moralità, l'ultimo premio Estense per il giornalismo, e alla cerimonia di quella premiazione si riferiscono queste immagini. 3 anni prima, Flaiano era stato alla ribalta di un famoso premio letterario, Il Campiello, con il volume di narrativa Il gioco e il massacro, dal quale è stato tratto recentemente il film La Cagna. Era un uomo riservato, schivo, eppure, grazie alla larga stima di cui godeva, anche il suo debutto letterario era venuto con un grande riconoscimento. 25 anni fa, la prima edizione dello Strega toccò al suo romanzo Tempo d'uccidere, cui seguì nel 1956 Diario notturno e nel 1959 Una e una notte, con alcune farze e commedie, tra le quali Un marziano a Roma e La conversazione continuamente interrotta, rappresentata con successo al Festival di Spoleto, è tutta la produzione di Flaiano. Ma accanto a questi titoli non si può dimenticare l'opera esercitata per anni su quotidiani e settimanali del saggista di costume, del moralista, che portava la sua lente di osservatore sulla vita sociale. Sempre in bilico tra il giornalismo e la letteratura, avendogli chiesto che cosa prevalesse in lui, rispose: io sono convinto invece che il giornalismo e la letteratura non hanno confini, praticamente hanno un territorio comune, che è quella la vita dell'uomo, e che su quella si esercitano tutti e due. Per quello che mi riguarda, se dovessi dare una definizione, credo che tu me la chieda, su chi io sia, se giornalista o scrittore, io ti risponderò, vorrei essere un cronista.